A Napoli prosegue la mobilitazione dei lavoratori Whirlpool contro la cessione dello stabilimento di Ponticelli. La nostra inviata Laura Garofalo è andata tra gli operai riuniti in assemblea. Dopo i presidi e le occupazioni, stamattina l'assemblea dei lavoratori della Whirlpool di Napoli per protestare contro la vendita dello storico stabilimento di Ponticelli. Una spunta verde è il simbolo della protesta di oggi. Perché? Che cos'è? Perché l'azienda, quando ci ha presentato il piano, ha presentato una slide dove ha messo una croce rossa sulla slide che riguardava il piano di Napoli. I lavoratori stanno rispondendo così, con una spunta verde su tutte le loro magliette, per dire noi non siamo da cancellare, ma siamo da confermare. 430 tra operai e impiegati, più altri 1.000 lavoratori dell'indotto che hanno Whirlpool come unico cliente. Abbiamo paura che lo Stato non ci dà una mano, ma non vogliamo una mano perché vogliamo il giusto. Vogliamo il lavoro, i diritti già l'hanno persi, l'abbiamo persi strada facendo. Quattro figli, 14, 8, 7 e a momenti la quarta. E ho avuto una doccia fredda, è una cosa allucinante. Purtroppo già sappiamo che a Napoli posti di lavoro non esistono. Appuntamento domani al Ministero dello Sviluppo Economico per l'incontro tra azienda e sindacato. Una perdita della certezza, della speranza, di cosa farò. E proprio mi sento smarrita. Tutti, tutti hanno il dovere di prendere a cuore questa situazione, perché quando usciamo dai cancelli qui non c'è nulla. Non c'è nulla.